L'analisi di quanto è successo durante il weekend di volley al femminile. Come sempre, ogni lunedì ci concentriamo sulle partite del weekend, ma ci proiettiamo già anche al prossimo turno, che per la precisione sarà mercoledì. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere che cosa è successo nelle partite, perché prosegue la corsa di Conegliano, che continua a vincere e dominare il campionato. Stavolta lo ha fatto contro Casalmaggiore, continua la serie di successi da due punti invece per Milano, che ha vinto 3-2 contro Roma. Milano, che tra l'altro è stata raggiunta al secondo posto in classifica da Novara, vittoriosa sul campo di Firenze, a meno uno da questo inedito duetto. C'è sempre Scandicci che ha vinto a Chieri. Da notare invece nelle zone più basse della classifica la partita che Roberto Prini e Rachele San Giuliano ci hanno raccontato ieri, ovvero quella tra Cuneo e Busto. Tre punti preziosi in chiave salvezza per Cuneo, che vedete va a più uno rispetto al penultimo posto occupato da Bergamo. Insomma, tre punti davvero preziosi, lo dicevamo, vero presidente? Ce lo conferma anche lei, Patrizio Bianco, presidente di Cuneo, in collegamento con noi insieme al Libero, Serena Scognamillo. Buongiorno a entrambi, bentrovati. Buongiorno, buongiorno. Grazie dell'invito. Grazie, sì, per noi la partita di ieri è stata una boccata di ossigeno fondamentale, vitale. Scusate la voce sia mia che di Serena, ma abbiamo urlato un pochettino ieri sera, quindi siamo con una voce, diciamo, non molto televisiva. Serena, quali sono le sensazioni della squadra? Se hai un filo di voce per raccontarcelo, chiaramente. Sicuramente tanta gioia, ci siamo allenate duramente e siamo contenti di essere finalmente riusciti a raccogliere i frutti di questo duro lavoro. Per noi sono tre punti molto preziosi, però non c'è tempo di rilassarsi, perché mercoledì avremo subito un match importantissimo e abbiamo fatto soltanto uno step e dobbiamo andare avanti in questa direzione assolutamente. Ecco presidente, insomma anche la società ha fatto un po' di passi per cercare di raggiungere questo obiettivo, penso in particolare al cambio in panchina. Sì, assolutamente sì. Quando le cose non vanno nella direzione, diciamo, ideale che tutti noi volevamo, compreso ovviamente anche il nostro coach precedente, che saluto e ringrazio per tutto quello che ha fatto, Massimo Bellano, ovviamente serve dare una svolta, dare uno scossone e augurarsi che questa cosa funzioni. Ovviamente vedendo quello che è successo ieri sera siamo finalmente tutti molto più soddisfatti e comunque, ripeto, ringrazio Massimo per tutto quello che ha fatto per questa società qua. Doveroso anche sottolineare questo aspetto e questo passaggio. Serena, insomma, noi vogliamo sempre conoscere meglio anche le giocatrici e le protagoniste del nostro campionato. Fai il libero, e questo l'abbiamo detto, fai la zia, ma fai anche la studentessa, perché studi giurisprudenza, è così? Sì, esatto, studio giurisprudenza, sono iscritta all'Università di Bologna e sono al terzo anno. Non è un percorso facilissimo da far conciliare con quello sportivo, però diciamo che è quello che vorrei fare un domani quando non farò più la giocatrice. Quindi diciamo che sto cercando di portare di pari passo entrambe le mie passioni per costruirmi un po' quello che sarà anche il mio futuro. Presidente, insomma, è importante anche scegliere e costruire le squadre con ragazze che, insomma, hanno effettivamente voglia di fare e grandi capacità all'interno del campo, chiaramente, ma anche al di fuori. Assolutamente sì, noi abbiamo scelto questo progetto rinnovato in toto direi da inizio di questa stagione, puntando su un roster di atlete molto giovani. Poi comunque, come tutti voi sapete, la carriera di un atleta, diciamo che mediamente arriva circa sui 30 anni, quindi è corretto che queste atlete si creino un percorso per poi diciamo vivere al meglio il loro futuro dopo l'esperienza professionale pallavolistica. Cuneo ha una grande tradizione nel mondo del volley, penso insomma anche a quanto è stato fatto nel passato dalla squadra al maschile, però io vorrei capire, ora che voi siete l'unica società nella massima serie, insomma, una provincia comunque così grande come la vostra credo sia anche importante e credo che vi faccia piacere poter essere al massimo livello ed essere lì a rappresentare la vostra provincia. Presidente.
Assolutamente sì, questa cosa qua io e tutto il mio consiglio di amministrazione, tutta la società, ringrazio il mio co-presidente che lui è un lombardo quindi non può essere presente oggi, Emilio Manini, noi per questo territorio dal novembre del 2022 quando c'erano delle difficoltà molto serie, il progetto poteva anche, diciamo, non più andare avanti, stiamo proprio facendo questo in ottica di territorio, di tenere questo, una delle 14 realtà italiane del massimo campionato nella provincia di Cuneo, e al momento in provincia di Cuneo, come hai già detto te prima, siamo la realtà con il titolo più quotato. Serena, noi abbiamo parlato del vostro cambio in panchina, però c'è stato anche un altro cambio in panchina che so che hai seguito con attenzione. Sei tifosa della Roma e sulla panchina della Roma è arrivato Daniele De Rossi, mica lo possiamo dimenticare. Le tue impressioni? No, assolutamente no. Cosa, scusami? No, volevo capire le tue impressioni anche legate alla tua squadra. Beh, sicuramente sta facendo un lavoro eccellente per ora. I risultati della Roma sono stati super, tranne la sconfitta con l'Inter, però per il resto non ci si può lamentare. Nonostante l'ottimo lavoro che ha fatto Mourinho, direi che l'arrivo di De Rossi sia stato molto eccellente, ottimo. È così, Presidente, io la vedo anche sorridere davanti comunque a un futuro anche di Serena come opinionista di calcio, tra le altre cose. Roma però sarà anche la vostra prossima avversaria mercoledì. No, sì. Non so se opinionista o ultra, non lo so. Vabbè, si divide, ecco, mettiamola così. Mercoledì si giocherà la decima giornata di ritorno, la 23esima del nostro campionato di A1. Come dicevo, Roma affronterà proprio voi, Cuneo, in casa vostra. Non dimentichiamo l'appuntamento con Conegliano Novara, Sky Sport Arena alle 20.30, da seguire sui nostri canali. Presidente, l'ultima cosa che le chiedo è che impressioni ha anche rispetto alla vetta della classifica con Conegliano che ancora una volta è grande protagonista anche in questa stagione? Mi devo esporre, secondo me venderà la pelle dura e difficilmente qualcuno riuscirà a spuntarla contro questa grande organizzazione di Conegliano. Grazie per essere stati con noi, grazie al presidente Patrizio Bianco, grazie a Serena Scognamillo, è stato un grande piacere. Buona giornata e in bocca al lupo per il vostro obiettivo. Grazie mille. Grazie, viva il lupo. Grazie. Noi chiaramente torniamo più tardi alle 17.45 quando andremo invece ad analizzare la giornata al maschile, anche perché da mercoledì cominciano i playoff della Superlega. Ne parleremo con Andrea Zorzi. A più tardi.